E adesso vorrei invitare sul palco i rappresentanti, prego, da Viareggio, per parlarci della strage dimenticata della ferrovia, della stazione di Viareggio, a cui sembra non importare più a nessuno. Chi è che parla di voi? Uno e due, guarda. Ok. Giada, Daniela. Sì. Buonasera a tutti e grazie di averci dato questa possibilità. Noi siamo i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Una sera d'estate, mentre i nostri cari erano al sicuro nelle loro case, un treno carico di GPL, una bomba di 14 cisterne carico di GPL è deragliato. La prima si è forata, 32 morti al sicuro nelle loro case, feriti con addosso i segni per tutta la vita, come Marco, come suo figlio, famiglie distrutte, una città ferita. Sono 6 anni e mezzo, anzi quasi 7, il prossimo 29 giugno, che noi siamo in aula di giustizia, prima con l'incidente probatorio, poi con l'udienza preliminare e adesso con il dibattimento dal 13 novembre 2013. Quello che è successo a Viareggio poteva accadere e può ancora accadere in ogni parte d'Italia. Quel treno continua a viaggiare nello stesso identico modo. Voi dovete provare a pensare per un minuto che cosa significa non abbracciare più tuo figlio, che cosa significa vederti sparire il tuo papà, tua mamma, tua sorella, tuo fratello, tuo figlio per sempre. Mia figlia è stata in coma per 42 giorni con bruciature sul 98% del corpo. Marco ha perso 2 bambini e la moglie e uno ferito gravemente e lui è così. Ecco, questo incidente sul lavoro, cioè quella strage di Viareggio è un incidente sul lavoro, perché per la prima volta però con la novità di non aver interessato né degli operai e né dei cittadini che viaggiavano su quel treno, ma delle persone che erano a casa nel luogo più sicuro, dove noi ci riteniamo più al sicuro di tutti. Questa strage può ancora ripetersi. Il dibattimento che si sta svolgendo a Lucca, che non è ripreso dalle telecamere perché le ferrovie sono un potere molto, molto forte, è invece di interesse nazionale e se non europeo, perché quel carro aveva carri noleggiati da una ditta americana nota per i suoi tantissimi, per un'incidentalità altissima, ditte tedesche, polacche che non hanno fatto i controlli che invece hanno certificato, e chi è morto non c'entrava proprio niente. Il processo sulla strage di Viareggio dovrebbe essere, almeno noi ci vogliamo ancora auspicare, che sia un processo che attribuisce a chi le ha le proprie responsabilità. Ricordo che ci sono 33 imputati eccellenti, tra cui tutti gli amministratori delegati di Ferrovie, di RFI, di Trenitalia e della Holding FS. L'ex amministratore di Ferrovie Mauro Moretti, che dai nostri governi uno dopo l'altro è stato nominato, rinominato. Napolitano lo ha insignito di cavalierato del lavoro e il nostro caro Renzi lo ha promosso amministratore di Finmeccanica, la più grande azienda italiana che fa la guerra, che vuole fare la guerra. Ecco, dico, politicamente purtroppo abbiamo avuto più riprove che Moretti è già stato assolto. Io mi domando come un giudice, e mi auguro che lo farà, riesca a condannarlo.
Noi siamo delle famiglie distrutte, ogni giorno apriamo gli occhi perché, non lo so, comunque li apriamo, però vi posso garantire che finché avremo respiro noi continueremo a combattere, perché i nostri figli non tornano a casa stasera, ma dobbiamo pensare a chi viene dopo di noi. Noi la nostra vita l'abbiamo già fatta, la nostra personalmente è già finita, non ha importanza quello che succede dopo. Niente ci fa più paura, assolutamente niente ci fa più paura. Però per i nostri nipoti, per i ragazzi, per i giovani, che qui ne vedo tantissimi, noi è una questione di dignità e di coscienza morale collettiva, noi dobbiamo continuare questa nostra battaglia. Buonasera a tutti, io sono Marco, da poco tempo sono presidente dell'Associazione del Mondo che vorrei, che è l'associazione che racchiude i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Come diceva Daniela, io in quella strage c'ero, il mio fisico ne porta le tracce, ho avuto ustioni sul corpo per il 90%, oggi se sono qua sono un miracolato, qualcuno di voi forse sa chi sono le ustioni, quindi è un miracolo che io sia qua con quel tipo di ustioni. Mio figlio Luca, mio figlio Lorenzo e Stefania non ce l'hanno fatta. Mio figlio Leonardo è stato 4 ore sotto le macerie. Parlava di Finmeccanica. L'altro giorno ho saputo, sono venuto a sapere, ma è notizia pubblica, che Mauro Moretti vuol chiamare Leonardo il nuovo nome di Finmeccanica. Pensate voi da genitore cosa posso pensare. Noi siamo in un processo, come diceva Daniela, che sono 83 udienze. Tutti i mercoledì siamo in quel processo dalle 9 alle 15, alle 16 il pomeriggio, perché così durano, e pensate che quelle persone che sono morte in un incendio, quel reato a dicembre verrà prescritto. Questa è l'Italia. Oltretutto, se riusciremo a superare il primo grado, perché siamo sempre in dibattimento primo grado, e se verranno condannati, si arriverà al paradosso che in primo grado saranno condannati per incendio colposo e in appello, che sicuramente ci sarà un appello, non verranno nemmeno giudicati per quel reato. E noi non ci stiamo, come familiari ci muoviamo proprio perché non possiamo arrenderci a questo. È inaccettabile, credetemi, è inaccettabile, perché quei treni bomba continuano a camminare sulla linea anche qui a Carrara, perché quel treno è partito da Novara e arrivava a Gricignano, ma è passato da Genova, è passato da Carrara, è passato da Massa, purtroppo ha deragliato a Viareggio, ma poteva succedere anche qua. E continua così perché per Ferrovie non gliene frega niente della sicurezza, non gli interessa, non interessa la sicurezza per le persone, l'importante è che i treni viaggiano per fare soldi, questo è importante. Allora noi non ci stiamo, e in quel processo che sono 84 udienze, 83 udienze, non si parla di Viareggio, si parla di sicurezza ferroviaria, da 83 udienze, e mai un giornale nazionale parla di questo, tutte le udienze, Costa Concordia faccio un esempio, quante volte l'abbiamo vista in televisione, ma va bene perché è giusto che ci sia l'interesse pubblico, ma di Viareggio avete sentito dire che un amministratore delegato che fa sicurezza non sapeva di essere amministratore delegato di quell'azienda? In quel processo si è detto questo. Oppure che dal 2005 RFI ha un sistema di sicurezza per non far deragliare i treni ma lo tiene in un cassetto? Non si è detto questo, non si può dire, perché non si può parlare di Ferrovie dello Stato, forse Ferrovie dello Stato, perché per me non sono Ferrovie dello Stato. E quindi noi non possiamo accettare, e siamo qui anche per questo, per invitarvi, perché il 29 giugno a Viareggio ci sarà una commemorazione, l'anno scorso ci sono state circa 10.000 persone, invitiamo chi è di Carrara, e io qui ci vengo spesso, perché ho un familiare che abita qua da 30 anni, io invito Carrara, la città di Carrara, chi vuole stare vicino a familiari, a venire a Viareggio il 29 giugno, a camminare con noi per le strade di Viareggio e a capire che cos'è questa strage, perché quel giorno hanno tirato una bomba a Viareggio e, come dico io, per loro è andata male perché è successa a Viareggio e noi non molliamo mai. Grazie. Grazie. Grazie mille per la vostra testimonianza. Mi raccomando, il 29 giugno cerchiamo di non far mancare il nostro appoggio ai familiari delle vittime di Viareggio. E non aspettate
che queste cose succedano anche a voi prima di impegnarvi attivamente in politica. Fate la vostra parte per tempo.